Quella del Napoli sembra una marcia irresistibile. Qualcuno scrive, il Napoli ha messo il turbo. Liquidato il Benevento, affronta con altro piglio il Teramo, in casa, davanti a 37.000 spettatori. Non gioca una partita bellissima, a volte soffre. Il primo tempo non è per niente spettacolare. Ben diversa la ripresa. Intanto il Teramo resta in 10 dal tredicesimo per l'espulsione di Angeli, fallo da ultimo uomo su Caparella. Al 36esimo palla gol per Chianese del Teramo. Poi in zona Napoli, terzo minuto di recupero con Sonni, porta in cassa altri 3 punti, suo il gol. Prima di raggiungere gli spogliatoi, Montervino e Ferri fanno in modo di farsi espellere dall'arbitro, che è Salati di Trento.